Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando Gesù fu vicino alla porta della città di Nain, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato ci presenta un miracolo di Gesù veramente grandioso, la resurrezione di un ragazzo. Eppure il cuore di questo racconto non è il miracolo, no, ma la tenerezza di Gesù verso la mamma di questo ragazzo. La misericordia prende qui il nome di grande compassione verso una donna che aveva perso il marito e che ora accompagna al cimitero il suo unico figlio. È questo grande dolore di una mamma che commuove a Gesù e lo provoca al miracolo della resurrezione. Nell'introdurre questo episodio, l'Evangelista indugia su molti particolari. Alla porta della cittadina di Nain, un villaggio, si incontrarono due gruppi numerosi che provengono da direzioni opposte e che non hanno nulla di comune. Gesù, seguito dai discepoli e da una grande folla, sta per entrare nell'abitato, mentre da esso sta uscendo il mesto corteo che accompagna un defunto, con la madre vedova e molta gente. Presso la porta i due gruppi si sfiorano solamente andando ognuno per la propria strada. Ma è allora che San Luca annota il sentimento di Gesù. Vedendo la donna, il Signore fu preso di grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Grande compassione guida le azioni di Gesù. È Lui chi ferma il corteo toccando la bara e, mosso dalla profonda misericordia per questa madre, decide di affrontare la morte, per così dire, a tu per tu. E l'affronterà definitivamente a tu per tu sulla croce.
Durante questo giubileo sarebbe una buona cosa che nel varcare la porta santa, la porta della misericordia, i pellegrini ricordassero questo episodio del Vangelo, accaduto sulla porta di Nain. Quando Gesù vide questa madre in lacrime, essa entrò nel suo cuore. Alla porta santa ognuno giunge portando la propria vita con le sue gioie e le sue sofferenze, i progetti e i fallimenti, i dubbi e i timori, per presentarla alla misericordia del Signore. Stiamo sicuri che presso la porta santa il Signore si fa vicino per incontrare ognuno di noi, per portare e offrire la sua potente parola consolatrice. Non piangere. Questa è la porta dell'incontro tra il dolore dell'umanità e la compassione di Dio. E pensiamo a questo, un incontro fra il dolore dell'umanità e la compassione di Dio. Varcando la soglia, noi compiamo il nostro pellegrinaggio entro la misericordia di Dio che, come al ragazzo morto, ripete a tutti, dico a te, alzati. Ognuno di noi, alzati. Dio ci vuole in piedi, ci ha creati per essere in piedi. Per questo la compassione di Gesù porta a quel gesto della guarigione, a guarirsi, e la parola chiave è alzati, mettiti in piedi come ti ha creato Dio, in piedi. Ma Padre, noi cadiamo tante volte, avanti, alzati. Questa è la parola di Gesù sempre. Nel varcare la porta santa cerchiamo di sentire nel nostro cuore questa parola, alzati. La parola potente di Gesù può farci rialzare e operare anche in noi il passaggio dalla morte alla vita. La sua parola ci fa rivivere, dona speranza, rinfranca i cuori stanchi, apre a una visione del mondo e della vita che va oltre la sofferenza e la morte. Sulla porta santa è inciso per uno l'inesauribile tesoro della misericordia di Dio. Raggiunto dalla porta di Gesù, il morto si mise seduto e incominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Ma questa frase è tanto bella, indica la tenerezza di Gesù. Lo restituì a sua madre. La madre ritrova il figlio. Ricevendolo dalle mani di Gesù, essa diventa madre per la seconda volta, ma il figlio che ora le è restituito non è da lei che ha ricevuto la vita. Madre e figlio ricevono così la rispettiva identità grazie alla parola potente di Gesù e al suo gesto amorevole. Così, specialmente nel Giubileo, la Madre Chiesa riceve i suoi figli riconoscendo in loro la vita donata dalla grazia di Dio. È in forza di tale grazia, la grazia del battesimo, che la Chiesa diventa madre e ciascuno di noi diventa figlio. Di fronte al ragazzo tornato in vita e restituito alla madre, tutti furono presi da temore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo.
Quanto Gesù ha fatto non è dunque solo una azione di salvezza destinata alla vedova e al suo figlio, o un gesto di bontà limitato a quella cittadina. Nel soccorso misericordioso di Gesù, Dio va incontro al suo popolo. In Lui appare e continuerà ad apparire all'umanità tutta la grazia di Dio. Celebrando questo giubileo, Dio ha voluto fosse vissuto in tutte le chiese particolari, cioè in tutte le chiese del mondo, e non solo a Roma. È come se tutta la Chiesa sparsa nel mondo si unisse nell'unico canto di lode al Signore. Anche oggi la Chiesa riconosce di essere visitata da Dio. Per questo, avviandoci alla porta della misericordia, ognuno sa di avviarsi alla porta del cuore misericordioso di Dio, del cuore misericordioso di Gesù. È Lui, infatti, la vera porta che conduce alla salvezza e ci restituisce a una vita nuova. La misericordia, sia in Gesù, sia in noi, è un cammino che parte dal cuore per arrivare alle mani. Cosa significa questo? Gesù ti guarda, ti guarisce con la sua misericordia, ti dice alzati, e il tuo cuore è nuovo. Ma questo del cammino del cuore alle mani, sì, e io che faccio adesso? Col cuore nuovo, col cuore guarito da Gesù, faccio le opere di misericordia con le mani. E cerco di aiutare, di curare a tanti che hanno bisogno. E la misericordia è un cammino che parte dal cuore e arriva alle mani, cioè alle opere di misericordia. Grazie. Ho detto nella catechesi che la misericordia è un cammino che va dal cuore alle mani. Nel cuore noi riceviamo la misericordia di Gesù, che ci dà il perdono di tutto, perché Dio perdona tutto, tutto. E ci solleva, ci dà la vita nuova e anche ci contagia la sua compassione. E di quel cuore perdonato e con la compassione di Gesù incomincia il cammino verso le mani, cioè verso le opere di misericordia. Mi diceva un vescovo l'altro giorno che nella sua cattedrale e in altre chiese ha fatto porte di misericordia di entrata e di uscita. E io ho chiesto: perché hai fatto questo? Perché per entrare e per varcare quella porta e per chiedere il perdono e avere la misericordia di Gesù. E uscendo dall'altra porta di misericordia in uscita, è per portare la misericordia agli altri con le opere di misericordia. Ma è intelligente questo vescovo, eh? Anche noi facciamo lo stesso. Il cammino. Entriamo proprio nella chiesa per la porta della misericordia per ricevere il perdono di Gesù, per
che ci dice alzati, vai, 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 vai. E questo vai in piedi, usciamo per la porta di uscita. È la Chiesa in uscita, il cammino della misericordia che va dal cuore alle mani. Fatevi questo, eh. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Spirito tuo. In nomine Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.